oggi parleremo dello stripping e soprattutto vorrei rispondere a una domanda che mi è stata posta questo weekend allo show di Erba, l'internazionale di Erba: perché strippare il cane? Perché strippare i terrier? Perché strippare gli schnauzer? Molti proprietari di cani che come me hanno degli schnauzer da compagnia piuttosto che dei fox o alcuni dei cani da caccia pelo ruvido o bassotti si pongono questa domanda. E la risposta può non essere facile, perché negli anni molti toilettatori, o perché non erano in grado di eseguirlo correttamente, o perché è una pratica che può risultare un pochino più costosa di una semplice toilettatura con la tosatura, con taglio a forbici, hanno cercato un po' di criticare, di bypassare e di consigliare ai proprietari di cani un altro genere di trattamento e di mantenimento del pelo. Invece lo stripping è molto importante perché stimola le ghiandole sebacee del cane, stimola le sue ghiandole ormonali, quindi per una migliore produzione del pelo, per un pelo ancora più cheratinico, per un pelo ancora più ruvido. E cosa serve questo pelo ruvido al cane? Al cane serve per proteggersi dagli agenti atmosferici, da agenti patogeni esterni come possono essere comunque aggressioni esterne. Il cane gira, lo portiamo nei campi, lo portiamo a passeggiare con noi e quindi può essere aggredito in qualsiasi istante. Storicamente lo stripping avveniva in modo naturale, perché i cani da stripping sono cani che venivano utilizzati per la caccia in tana o come gli schnauzer anche per la cura delle scuderie dei cavalli, per evitare che venissero rubati, per l'aggressione ai cavalli stessi, quindi avevano bisogno di questo pelo che li proteggesse. E lo stripping avveniva come? Passavano in mezzo ai rovi, passavano comunque in mezzo a piante, si andava a grattare, non era omogeneo, uniforme come lo possiamo fare oggi, che quindi è sia per la loro salute sia per l'estetica. Una volta il cane lo faceva un po' in modo autonomo e il pelo si manteneva. Non è assolutamente una tecnica dolorosa, come è la domanda che si pongono tutti: ma devo strippare il mio cane, ma avrà del dolore? No. Il pelo è molto importante che sia maturo, cioè la prima cosa che bisogna spiegare è che lo stripping non si può fare in qualsiasi momento della vita del cane. Ci sono delle fasi relative alla crescita del pelo cheratinico, che può essere più o meno veloce in base alla razza e non solo, anche al soggetto, perché non tutti i soggetti della stessa razza possono avere la stessa crescita. Posso fare un esempio un po' generico: ad esempio il bassotto a pelo ruvido, avendo il pelo molto molto cheratinico, può avere una crescita del pelo che può portare a uno stripping anche ogni 60 giorni. Ci sono razze dove magari si arriva anche a 90, 120 giorni, bisogna guardare il soggetto, bisogna verificare il soggetto. Posso fare un esempio sui miei cagnolini. Io ho degli schnauzer nani bianchi che ovviamente hanno un pelo morbido e cheratinico, un pelo mixato con tanto sottopelo, e quindi magari i tempi sono un po' più lunghi, magari la pratica di allenamento è un pochino più difficoltosa rispetto a uno schnauzer gigante nero, prendiamo l'esempio perfetto, con un pelo molto cheratinico, liscio, duro, ruvido e liscio, dove magari la crescita ovviamente è più rapida, più veloce. Quando il pelo è maturo, il cane non sente nessun dolore. Capita anche che il cane si sdraia, ci sediamo anche noi per effettuare lo strip, e il cane è completamente rilassato, non dico che si addormenti delle volte, cosa che il proprietario può non credere delle volte, ma può vederlo. Per verificare se il cane è pronto, si va verso la coda, 3-4 cm, 5 cm, dipende anche dalla tipologia, stiamo parlando di un Irish Terrier o di un bastotto, piuttosto che, si prova a strappare. Si può dire tranquillamente questa cosa ai proprietari al telefono e dire: guardi, provi, se il cane è pronto, se lei non è in grado me lo porta, lo verifichiamo insieme, lo guardiamo, e se il cane è pronto si può procedere. Non tutte le parti dei cani possono essere strippate, dipende dalla razza, dipende come il pelo, ci sono parti che evidentemente possono anche essere corrette in altro modo, dipende dal cane, come può essere la parte del collo, che magari è più morbida in alcune razze, quindi si preferisce tosare, piuttosto che alcune altre parti che possono essere fatte in altro modo, ma dipende tutto dal soggetto. Comunque vorrei sfatare il fatto che lo stripping provoca dolore ai nostri amici a quattro zampe. Non è così, assolutamente.